Controbalzo. Tanti di voi ragazzi ci chiedono sempre come possono imparare le nostre skills. Da oggi è possibile allenarsi una settimana insieme a noi in un football camp che migliorerà la tecnica individuale di ognuno di voi. Oggi non sono solo, facciamo entrare un campione, ovvero Lorenzo Crocetti. Ciao Lorenzo. Ciao. Ciao ragazzi. Lorenzo ragazzi è un calciatore professionista e gioca calcio da una vita. Quindi chi meglio di lui può insegnarci nel nostro Football Cluster Camp a giocare a calcio. Parlaci un po' di te e dici qualche tua esperienza calcistica. Ho iniziato da subito nella Fiorentina, poi fino alla Serie A. Parlo di Firenze, a parte c'era un signor Mancini in panchina, c'era Adriano, c'era Nuno Gomez, c'era Gentano Mijatovic, insomma vince Champions League. Ho fatto un altro anno di Serie A a Perugia. A Perugia l'anno dopo ho avuto anche modo di entrare insomma delle Alpi contro la Juve, ho giocato contro Buffon, Del Piero, Trezeguet, Nedved, Ferrara. Sono entrato anche a San Siro contro l'Inter e ho sostituito Miccoli, comunque non è l'ultimo arrivato. Ho fatto le giovanili della nazionale fino all'Under 20, ho avuto compagni come Quagliarella, è stato mio compagno anche di stanza. Non eravamo a Firenze? Sì, ma sai che Football Cluster Camp è in tutta Italia, quindi siamo teletrasportati a Brescia dove abbiamo fatto il camp dell'anno scorso e abbiamo addosso peraltro anche i nostri kit della Profiler, che è stato il nostro sponsor tecnico 2018. Detto ciò, passiamo ai fatti, perché a te piace un po' parlare, ma calciare non so se ti piace. In partita mi piace farlo, ma soprattutto mi piace insegnare ai ragazzi. Non tiri comuni però, perché il tiro comune è troppo semplice. Cosa facciamo quindi? Faremo due tiri di elevata difficoltà, sia coordinativa che tecnica. Andiamo. Già un po' anche l'ansia. Per metterti a tuo agio, facciamo il classicone. No, ma lo fanno tutti. No ragazzi, oggi il classicone non si fa. Io non me la sento. Neanche io. Lasciamoli fare gli altri camp, i classiconi. Oggi vedremo il tiro al volo e il tiro di controbalzo. Detti così, dice beh, semplice, no? Il classicone anche quello, prendere la palla, la calcio. E invece no, perché comunque sono difficilissimi a livello sia tecnico che coordinativo. Ci sono due tipi di tiri, frontale e con palla laterale. Nella laterale il coefficiente di difficoltà è molto molto più elevato. Quindi vedremo come arrivare sul pallone sia frontalmente che con palla laterale, sia di al volo che controbalzo. Partiamo con i due frontali, volo e controbalzo. Ragazzi, adesso partiamo con il primo tiro, controbalzo frontale. La cosa più difficile è tenere la palla raso terra. Quindi andiamo a spiegare come calciare bene di controbalzo. Dici il segreto. Cioè, il segreto ce lo direi bene al campo. Perché dacci un'infarinatura del segreto. Primo step ragazzi, fondamentale questo, il corpo sopra il pallone. Quando okay. Arrivi sul pallone il corpo deve essere leggermente inclinato, non troppo chiuso, non troppo aperto, leggermente inclinato. Ok. Secondo step, che nel tiro di controbalzo forse la cosa più difficile, l'impatto col pallone. Impattare con il collo del piede rigido, non così, mai, sempre così, rigida e un po' piegato, andare sopra e impattare così. Perfetto, la palla se non sarà presa troppo in fase di salita riuscirà a mantenere una traiettoria. Ok. Il terzo step è cercare con la gamba di dare più forza possibile al pallone. Solitamente nel calcio si fa slanciare completamente la gamba, ma in questo tiro qua bloccarlo dopo l'impatto, pam, secco. Ok, andiamo a vedere un po' di tiri in questo modo, va bene? Ok. Ragazzi, adesso il secondo tiro, al volo frontale. La difficoltà qual è? Tenere la palla bassa. Per un tiro perfetto al volo, colpire la palla prima che tocchi terra all'altezza della tibia, inarcando il corpo in avanti e tenendo il collo del piede rigido e perpendicolare al terreno. A differenza del controbalzo, non bloccare la gamba, bensì slanciarla completamente per dare massima potenza. Allora ora passiamo alla parte più difficile, quella che un calciatore professionista deve imparare e saper fare in partita. Il calcio ha 3000 fattori in una partita, la palla non sa mai da dove arriva. Se ti arriva non perfettamente, devo calcolare la traiettoria. Okay. E il mio corpo di conseguenza dovrà sia spostarsi, abbassarsi e ruotare. La rotation. Ragazzo, eh? Ma a proposito di rotazioni, ci fa vedere anche tirare effetto? Non lo so, secondo me potrei tenerli per il camp. Sì. Se no, se magari raggiungiamo un certo tipo di... Allora, 100.000 like, così non li raggiungiamo manco per il camp, ovviamente. Accetto la sfida. Ci fa vedere ad effetto, okay. Se no al camp, ragazzi. Vabbè, a questo punto direi di vedere i tiri in controbalzo e al volo, laterali. Bisogna di un cross. Accetto la sfida. No, oh. Prima faccio vedere io, poi dopo, semmai... Un crossettino morbido, crossettino. Lo mettiamo. Ok. Va bene, iniziamo. Adesso ragazzi vediamo il tiro al volo, quello con palla laterale. Quindi calcolo la traiettoria e l'obiettivo qual è? Tenere la palla bassa.
Bisogna calcolare la traiettoria del pallone, trovando la giusta distanza per l'impatto. Inoltre il corpo deve piegarsi abbassando la spalla opposta e ruotando per far sì che la palla non si alzi. Siamo arrivati all'ultimo tiro, ovvero il più difficile, tiro di controbalzo laterale. Ma la difficoltà dove sta? Nel tenere la palla bassa e chiuderla in diagonale. Bisogna calcolare la traiettoria del pallone, ruotare il corpo e trovare la distanza giusta per l'impatto. Per un'esecuzione perfetta si hanno pochissimi secondi dopo che la palla ha toccato terra per inclinare il piede e tenere la palla cadente al terreno. Controbalzo! Sono i portierini che si stanno scaldando dietro di noi, hanno visto Mister Crocetti e avevano paura, sono scappati. Sì, hanno avuto il coraggio di venire in porta, però sono scappati. Allora, ringraziamo Mister Crocetti, ex giocatore Serie A. Hai tirato in porta? Ho sentito un botto. Ci deve essere qualcuno che calcia più forte di me? Questo mi preoccupa. Lasciate un like se volete vedere altri tutorial da parte del nostro Mister Crocetti. Ci vediamo alla prossima. Ma ci vediamo dove? Tutti i camp. Io sono a Milano, a Brescia, a Firenze, a Roma, in Versilia e in Trentino. Quindi questo. Non ci crederai, ma anch'io sono negli stessi posti. Anche te? Anche io, sì. Magari date diverse. No, stesse date. Allora. Andate sul sito F-Camp e vedrete tutte le date dove potervi allenare per una settimana nel football camp più potente di tutta la nazione, ma anche fuori dalla nazione. Vi aspettiamo.